Salve ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono amico MC che parlo. Oggi siamo ritornati con un nuovissimo video. Allora, oggi siamo con il post partita di Perugia Foggia che purtroppo finisce 2-1, madonna. Finisce 2-0 per il Perugia. Noi scivoliamo al 12° posto. Niente, la zona playoff adesso mi sa che è scappata via 6 punti, che il Perugia sta a 43 e il Foggia sta a 37, quindi mi sa che dovrebbero essere 6 punti dalla zona playoff, però ho detto le partite si devono prima giocare. A parte che oggi era pure una trasferta molto difficile in casa del Perugia, però invece il Foggia vince sempre fuori casa e oggi ci è toccato a perdere. Cioè, ma vediamo che devo incominciare pure a perdere, vediamo che devo incominciare a perdere fuori casa e a vincere in casa. Vediamo. Vabbè, allora parliamo della partita. Prima di me c'erano stati di Lido e Foggia con un tiro del Perugia. Quindi il secondo tempo, mamma mia, cioè, ma io dicono, il tiro di Cherry deviato, era un tiro piano, guarda che fa, con tutto il bene del mondo, lo so che era, sai che non poteva prendere? Però stroppa quando cazzo lo mette a Noppert. Cioè, vuoi spiegare quando cavolo lo mette a Noppert? Noi non ce la facciamo più sta con questo qua, con questo 32enne che arriva dal bar là, dai, tutti morti, tutti morti su io. Cioè, non ce la faccio più a vedere questo qua in porta. Cioè, non ce la faccio più a vedere stroppa che mette sempre la stessa identica formazione tutte le fottute partite. E allora di sicuro lo metterà pure fino alla 42esima giornata. Cioè, almeno dai un'occasione dal primo minuto, almeno a quelli che stanno in panchina, che si spaccano il culo nel primo tempo oppure per tutta la partita a stare in panchina. Cioè, tipo no. Calabresi, quello povero ragazzo, la sta sempre in panchina. Oh, lo vuoi mettere o no? Lo vuoi mettere o no? Ma quando cavolo lo mette, questo. Quello Nembert te l'ha comprati per farli. Per farti. Per, cioè. Che, per farli giocare, che ti fa. Che almeno ti facciano arrivare i playoff. No, per te Calabresi. Cioè, Nembert li ha comprati per almeno farli arrivare ai playoff, niente, 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 manche se fosse la Madonna glielo chiederebbe a Stroop, niente, non li mette in campo, non li mette, non li mette. E speriamo che questo video arrivi pure a Stroop, metti Noppert e Calabrese almeno in campo tutte le partite. Che ma fai di questo con lo Iacono? Lo Iacono? A parte che oggi Zambelli ha fatto una partita di merda, lo dico. C'è pure un difensore di Serie A, va a fare una partita di merda in Serie B. Cioè, ma rendiamoci conto, raga. Un difensore di Serie A, Zambelli che veniva dall'Empoli quando stava l'ultima stagione in Serie A, va a fare una partita di merda in Serie B con il Foggia. Cioè, c'è ancora 32 anni Zambelli, fesso. Va a fare una partita di merda in Serie B con il Foggia. Madonna santa, rego. Poi arriva di calcio di rigore da parte del Perugia. Cioè, non so. Cioè, dagli highlights, cioè, o ha colpito il petto o ha colpito la spalla. Cioè, correggetemi, rega. Dimmi se Tonucci o ha preso la palla con il petto o con il braccio, perché là non si capisce dagli highlights. Vabbè, poi poi hanno dato il calcio di rigore al Perugia e Diamante ha segnato il gol del 2-0. Guarda, aveva pure indovinato l'angolo.
Ma non ci è riuscito. Io le dico, raga, guarda, tu sei trovato già da un po' di partite. Cioè, mettere a gruppo, povero ragazzo, te la no, perdere. Era meglio metterlo da tante partite, perché comunque non ce la faccio più a stare con quel 32 ne carico dal bar. A parte che poi la prima stagione di Guarna Lega Pro veniva dal Bari e stava in prestito al Foggia. Perché non se l'hai ripreso? Perché non se l'hai ripreso il Bari? Perché, cioè, se l'hai ripreso il Bari, però il Foggia se l'ha andato ad acquistare. Ma che cavolo fate allora? Mamma mia. Andare in occasioni vecchi. Ma dare un'occasione ai vecchi, non dare un'occasione ai giovani, ma mettete i giovani in campo, che quelli di sicuro sono più bravi di alcuni giocatori di Serie A che ormai sono vecchi. Ormai sono vecchi. Cioè, tipo a mettere in campo Calabresi, Noppert, almeno 2 a meno dal primo minuto. E togliere Nicastro, che è molto criticato da Metal, che dice che non gioca bene. Questo li posso su questo un po' gli posso dare anche ragione su Metal, che Nicastro non gioca bene, a parte che oggi gioca pure con la sua ex squadra. Ha fatto solo un tiro Nicastro, per tutta la partita. Vabbè, Nicastro, io gli posso dare tutto il bene del mondo, avesse. Però come lo vedo io? In alcuni pezzi della partita, cioè un po' gioca bene. In alcuni pezzi della partita, secondo me pure Metal potrebbe dare ragione, che in alcuni pezzi della partita, in alcuni spezzoni di partita, Nicastro un po' gioca bene. E infatti aveva segnato anche 2 gol in queste ultime partite, contro Avellino e l'altro non mi ricordo contro chi era, mi sa proprio solo contro l'Avellino. E io dico, raga, in alcune spezzoni di partita Nicastro gioca bene, però il resto gioca male. Che gli possiamo fare? Cioè, a sto punto è meglio mettere l'attacco Mazio Duhamel, oppure che ne so, fare il trio Floriano Duhamel centrale, cioè Duhamel attaccante centrale e Mazio a destra. Cioè, secondo me è meglio fare sto trio qua, a me non mettere un 4-3-3, non la difesa 3-5-2, pensa. Cioè, ma non l'ha visto Stroppa che mette. Cioè, regà, guarda, cioè, guardate bene. In ogni fottuta partita del Foggia, Stroppa mette sempre gli stessi giocatori in campo e lo stesso modulo, il 3-5-2. Ma non lo sa che con il 3-5, con la difesa 3 ci bucano in 50.000? A parte che pure oggi il Perugia se l'ha schierato con il 3-5-2. Ma il Perugia sarà molto fortunato con le parate di Leali. Pensi che paratone che ha fatto Leali. Cioè, è la sfiga, raga, è la sfiga, non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare, raga. Cioè, non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare contro la sfiga. Vabbè, concludo qui questo video. Beh, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Commentate, iscrivetevi al mio canale, ma soprattutto a tutti i video. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!